Amici sportivi alla visione, immagini dal campo sportivo Posto di Prato la Serra, tredicesima giornata del campionato nazionale Under 17, squadre di Serie A e B, si affrontano sul rettangolo di gioco i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Palermo. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra padrona di casa, l'Avellino, che schiera Malaspina tra i pali numero 1, 2 De Martino, 3 Calabrese, 4 Tozza, 5 Girasole, 6 Sparano, 7 Federico, 8 D'Apice, 9 Andreozzi, 10 Barzaghi, 11 Caruso. In panchina si Navella, Garofalo, Casale, Centrella, Rosanova, Silvestri, Alvino, Guerriero e Ferraro. Allenatore signor Vincenzo Scafa. Il Palermo, capolista del raggruppamento C, risponde con Belladonna numero 1, numero 2 Sicuro, 3 Gallo, 4 De Marino, 5 Romano, 6 Leonardi, 7 Lucera, 8 Mendola, 9 Birligea, 10 D'Amico, 11 Cannavò. In panchina siedono Guarnieri, Fradella, Terranova, Montemedio, Ruggiero, Lombrino, Montaperdo, Mazzara e Retucci. Allena il signor Giuseppe Scurto. Designati a dirigere il match sono i signori Gian Domenico Franciulo di Battipaglia, l'arbitro, poi segnaline Gianluca Guerra di Nola e Vincenzo Guadagno di Nola. L'Avellino nel corso di questo primo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschemi. La squadra irpina è in tradizionale completa tenuta verde. Tradizionale rosanero anche per i siciliani del Palermo che, come dicevamo in apertura di telecronaca, guidano il girone C con 32 punti, un punto sopra la Roma a 31. Poi terzo il Napoli, abbastanza distaccato, con 22 punti. Quindi la lotta per il primato del girone si restringe a Palermo e Roma. Saranno i siciliani a battere il calcio d'inizio, invece le ultime formalità prima dell'inizio delle ostilità. Si gioca qui in un orario abbastanza insolito. Le gradinate dello stadio Posto di Prato la Serra vanno pian piano riempendosi, partiti proprio in questo momento. Manovra il Palermo, che ha avuto dalla sua il calcio d'inizio. L'intervento di De Martino in chiusura, lo spiovente, l'appoggio di Lucera per il compagno Sicuro, palla ancora respinta. Mendola viene fermato, Mendola riesce in qualche modo a servire all'indietro Sicuro, cambia gioco Sicuro a beneficio di Cannavò, ma di testa c'è l'intervento di De Martino, allontana poi Federico. In fallo laterale, subito aggressivo il team siciliano. Gallo lascia l'incombenza della battuta al numero 2 Sicuro, che ha percorso in largo il rettangolo di gioco per venire a battere il fallo laterale. Ancora Palermo, Mendola prova la penetrazione alla formazione siciliana, lotta D'Amico, alla fine c'è Caruso a venire via per gli irpini, ma la sfera è preda nuovamente dei palermitani con Capitan Romano. L'appoggio per De Marino, riceve sulla sinistra Gallo, ancora De Marino, Capitan Romano. Il match è iniziato da 1 minuto e 10 secondi. Romano, l'appoggio lungo per Lucera, porta palla Lucera, Leonardi è lì vicino, Sicuro, De Marino, sempre circolazione di palla per il Palermo, l'anticipo di De Martino, palla in fallo laterale, è stato chiamato più volte in causa in questi frangenti di partita l'esterno destro di mister Scafa, puntuale nei suoi interventi sinora. Palla in aria, alla fine viene segnalato un tocco di mani dell'attaccante rosanero Birligea, calcio di punizione per l'Avellino. Bisogna ripetere, la palla era in movimento. Si riparte da Malaspina, che batterà il calcio di punizione. Il Palermo, come era prevedibile, non a caso era capolista del girone, ha subito preso in mano le redini del gioco e sta menando le danze, anche se non ha ancora costruito palle gol. Però il match è iniziato da pochissimo, quindi staremo a vedere se l'Avellino riuscirà ad opporsi in maniera efficace
alla più quotata formazione siciliana. De Marino, ancora De Martino, propositivo stavolta, ancora l'Avellino, lo scatto di Federico, prima di lui c'è Gallo che gli sbarra la strada e poi allontana il pallone, però finisce col servire Tozza, ancora Tozza, lotta, perde palla, De Marino ancora, va giù un calciatore bianco-verde, alla fine il signor Franciulo arresta il gioco, giudicato falloso l'intervento sul numero 7 Federico. Calcio di punizione per l'Avellino che può affacciarsi in avanti. Opportunità per la formazione di casa. Tozza a battere il calcio piazzato. Siamo al terzo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo. Qui al campo posto di Prato La Serra. Si guarda intorno Tozza, gli si avvicina Federico. L'impressione che scodelli la palla in aria, la battuta infatti è così, la battuta di Tozza completamente sbagliata, le scuse del numero 4 all'indirizzo dei suoi compagni, ha scelto la soluzione peggiore Tozza. Riparte il Palermo con De Marino, il lancio in avanti del numero 4, intervento di testa di Girasole, la sfera che s'alza a campanile. Intervento di testa di Capitan Barzaghi, ora sicuro per il Palermo. Temporeggia, l'appoggio per Leonardi, accenno di pressing della formazione di casa. De Marino, Gallo, pallone filtra, intervento falloso di Barzaghi ai danni dell'altro numero 10 D'Amico. Calcio di punizione per il Palermo, a spinta netta del rosso trequartista di Scafa. Calcio di punizione per i siciliani. Nei pressi della sfera il numero 10 D'Amico e il numero 6 Leonardi. Occorre ovviamente rispettare la distanza. Il direttore di gara invita l'avellinese D'Apice ad indietreggiare. Due uomini in barriera sistemati da Malaspina. Occhio ai saltatori siciliani. Si attende il fischio del direttore di gara che giunge in questo momento. La battuta di D'Amico, palla in aria, l'uscita di pugni di Malaspina. Poi c'è fallo su D'Apice in gioco pericoloso, calcio di punizione per la formazione irpina. Malaspina subito per Calabrese, alla fine il tacco di Caruso si perde nel vuoto, poi c'è un calcio di punizione per il Palermo, atterrato un calciatore rosanero, trattasi nella circostanza di Leonardi. Altro calcio di punizione per la formazione rosanero, stavolta siamo sul versante opposto rispetto alla punizione battuta qualche istante fa. Questo è il fatto che il Palermo staziona stabilmente nella metà campo avellinese. E con la battuta ancora di D'Amico, la respinta di testa di Tozza, uno strano tragitto fa il pallone. Ancora Tozza che prova a saltare, D'Amico rincorre il pallone. Ancora D'Amico, riesce in un dribbling. Il filtrante del numero 10, il dai e vai con il compagno, alla fine quasi si scontra con il compagno di squadra e ciò ha l'effetto di mettere in moto l'Avellino. Non è riuscito Andreozzi ad accelerare, ha subito recuperato il Palermo. Il palleggio di D'Amico, De Martino la rilancia in avanti, cicca il pallone Federico, reclamano un fallo di mano gli spettatori in tribuna di Fede Avellinese. Alla fine l'irregolarità viene segnalata, ma c'è rimessa laterale per l'Avellino, non era stato assegnato il calcio di punizione. Federico, sembrava che Franciulo fosse tornato sui suoi passi, c'era rimessa laterale, peccato! In questa circostanza Caruso è stato colto in controtempo dal filtrante del compagno, però c'è una deviazione, quindi calcio d'angolo per l'Avellino, settimo del primo tempo. Sarà Caruso a battere dalla bandierina. Quasi tutto il Palermo nell'area piccola. È uno schema difensivo, quasi un trenino.
battuta bassa, sfera respinta, Lucera prova il break, la formazione di Scurto, lo scatto di Lucera, al suo fianco c'è Cannavò che riceve, ecco Cannavò, il dribbling tentato su Federico che non si lascia superare, ma ancora Palermo, Gallo, cross in aria, l'uscita mancata di Malaspina che non riesce ad afferrare il pallone, ma c'è rimessa dal fondo sul cross di Gallo, Malaspina non è riuscito nel protendersi a respingere il pallone, la sfera comunque è terminata sul fondo. Rimessa dunque dal fondo per il portiere dell'Avellino Malaspina. Curioso lo schema difensivo adottato dal Palermo in occasione del calcio d'angolo battuto da Caruso. Praticamente tutti nell'area piccola, a parte un paio di calciatori. E De Martino quasi commetteva una sciocchezza, un colpo di testa all'indietro, per poco non favoriva Cannavò alle sue spalle. C'è comunque calcio d'angolo per il Palermo. Il match comincia a ravvivarsi. Tiro d'angolo per la formazione siciliana. Con la battuta del corner, palla in aria. Intervento a fronte alta di De Marino. Rincorre il pallone Leonardi. La palla rimane buona. Poi è lo stesso giocatore palermitano a toccare per ultimo, rimessa laterale per l'Avellino. Con le mani è pronto Calabrese, la breve rincorsa del numero 3 biancoverde. Palla in avanti, l'intervento di Lucera. Altra rimessa laterale per la formazione di casa. Non cambia il battitore Calabrese. Altri metri guadagnati dall'Avellino. Alla fine però il Palermo riesce ad allontanare il pallone per un attimo perché c'è Barzaghi ad alimentare l'azione per gli irpini. Il cross di Caruso svetta De Marino in piena area. Palla ancora allontanata di testa De Martino. La posizione di D'Apice è giudicata irregolare. Fuori gioco dunque di D'Apice sul colpo di testa di De Martino. Ora De Marino, Gallo, De Marino, Romano, avanza il capitano rosanero, di testa girasole, palla in fallo laterale, rimessa per gli ospiti, siamo al decimo del primo tempo, risultato ad occhiali qui a Prato La Serra. Sinora nessuna occasione degna di rilievo né da una parte né dall'altra. La posizione irregolare di D'Amico. Offside dunque per il numero 10 rosanero. Calcio di punizione per l'Avellino. E calcio di punizione non è rimessa dal fondo. Attenzione, De Martino ha rischiato Malaspina nel passaggio al compagno. Andreozzi. Il break della formazione irpina, Tozza, sulla destra riceve De Martino, onnipresente. Ci ha messo l'occasione in quasi tutte le azioni d'attacco dell'Avellino, il numero 2 biancoverde. Con le mani lo stesso terzino destro, palla in aria, Romano si rifugia in corner. Gli applausi di incitamento dei tifosi biancoverdi in tribuna. Altro tiro dalla bandierina per la formazione di casa che se la sta giocando senza alcun timore riverenziale. Si avvicina al punto di battuta Federico. La soluzione lunga è quella scelta da Caruso. Dall'altra parte allontana sicuro. Intercetta però Tozza per gli irpini. Ancora Avellino, Calabrese. Il filtrante per Girasole. C'è rimessa dal fondo, beffato Girasole dal rimpallo. Bravo e fortunato Romano nel far carambolare il pallone sul corpo dell'avversario. Gallo svetta Sparano, adesso Girasole, Caruso fermato da Leonardi, ha
Avanza il numero 6 a fronte alta. Palla ancora allontanata, ancora Avellino. S'arrabbia mister Scurto con i suoi. Può essere soddisfatto sinora dei suoi ragazzi, invece Vincenzo Scafa. Rimessa laterale ancora per i padroni di casa. Allontana Romano. Palermo in manovra con il numero 7 Lucera, che viene fermato. Calcio di punizione per l'Avellino. Fallo ai danni di Girasole. Il numero 5 va a sistemare il pallone sul punto di battuta. Direttore di gara intima al calciatore di indietreggiare con il pallone. Ora si può battere. Lancio in avanti di Girasole. Il Palermo allontana la sfera. De Martino in chiusura. Si gira e serve in maniera scaltra il numero 7 Federico, che non riesce a sgusciare gli avversari. La rimessa laterale è assegnata ai siciliani. Gesto d'intesa tra arbitro e guardaline. Con le mani Gallo. Di testa capitan Barzacchi, di testa pure Mendola per il Palermo. La corsa di Caruso, l'ostruzione efficace di Leonardi. Fallo di Caruso sul numero 6 Rosanero. Calcio di punizione per il Palermo. Romano, De Marino, sta per scoccare il quarto d'ora di gioco, 0-0 tra Avellino e Palermo. Federico De Martino, ancora Federico, l'asse Federico De Martino, ancora Avellino, una serie di contrasti. Gallo allontana il pallone. Barzaghi, De Martino, Tozza, bello il fraseggio avellinese. Ancora De Martino, sempre Avellino con De Martino. Federico ad alimentare l'azione per i campani. Cross di De Martino, tagliente, palla a metà strada tra Caruso e Belladonna, palla irraggiungibile per il numero 11 campano. Applausi per l'Avellino, che sta giocando davvero bene, sta tenendo il campo in maniera discreta. Frettoloso il lancio di Belladonna. Riparte dunque il Palermo. Romano, De Marino. Riceve il pallone numero 6 Leonardi, appoggio per sicuro, lo scatto di Lucera, anticipo di Girasole, poi Leonardi spazza in faro laterale senza andare troppo per il sottile. Ha perso palla Barzaghi, occhio alla verticalizzazione Rosanero. D'Amico porta palla, si porta sull'auto di sinistra, vuole costare, entra in area D'Amico, circunnaviga lo slalom di D'Amico. Calcio d'angolo per... anzi no, la palla è stata salvata. Non è uscita la palla, comunque resta pericolosa l'iniziativa di D'Amico, che ha girato De Martino. Poi la difesa biancoverde ha segato in maniera efficace le maglie, sbarrando la strada al numero 10. Il contropiede biancoverde si esaurisce in questo momento. Il lungo spiovente di testa Sparano a sfruttare i suoi centimetri. Viene fermato Andreozzi, rimane giù l'attaccante biancoverde, si continua a giocare. Lucera, iniziativa del numero 7, il cross al centro, palla sul secondo palo. Pallone però è uscito,
si sono ostacolate a vicenda due calciatori rossanero. Trattasi di Big Ligea e Cannavò. La palla comunque era uscita sul cross di Lucera, la sfera aveva oltrepassato la riga di fondo, avrebbe reso vano l'intervento dei due compagni appostati sul palo più lontano. Ancora Avellino, Andreozzi, avanza Andreozzi, si sgancia Caruso, tiene palla Andreozzi, ha letto bene la traiettoria del pallone gallo, ma c'è tozza per l'Avellino. Il cross debole del numero 4 dell'Avellino. Ammonito tozza. Ci sarà calcio d'angolo comunque per l'Avellino. Ci sfuggono i motivi dell'ammonizione a tozza, molto probabilmente avrà detto qualche parola di troppo che non è stata tollerata dall'arbitro. Calcio d'angolo per l'Avellino. Ancora lo schema difensivo del Palermo. La battuta del calcio d'angolo che prevede quasi tutti i calciatori palermitani in area. Si riprende a giocare Leonardi, lancio lungo del numero 6, attenzione allo scatto di Lucera, il cross basso, ma la spina s'adagia e blocca. Riparte l'Avellino, 19° del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo, match valido per la 13ª giornata del campionato nazionale Under 17, riservato a società di Serie A e di Serie B. Gallo in faro laterale. De Martino con le mani. Palla che giunge in aria. Il controllo problematico di Dapice. Rimessa dal fondo per il Palermo. L'incitamento del pubblico avellinese all'indirizzo dei calciatori di casa. C'è il sentore che da questa partita possa venire fuori qualcosa di positivo, vedremo. D'Amico, Barzacchi, si continua a giocare, attenzione a Cannavò, calcio d'angolo, il sinistro di Mendola è stato deviato in corner, è stato ingenuo Barzacchi a farsi soffiare il pallone da D'Amico. Corner per il Palermo, sarà D'Amico a battere il calcio d'angolo. La battuta del numero 10, è sbucato De Marino che di piatto destro non è riuscito a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta. Elevazione in precario equilibrio di De Marino, è sbucato dalle retrovie sorprendendo la difesa biancoverde. Punto a rilancio Malaspina, Caruso prova a lanciare Andreozzi, ma sicuro e netto vantaggio sull'attaccante biancoverde, lascia scorrere il pallone sicuro di nome e di fatto, possiamo dire. Rimessa con le mani per il Palermo, è lo stesso sicuro a battere. Pasticcia però l'esterno destro del Palermo con le mani, forse tradito dal vento, ha spedito il pallone direttamente in faro laterale, regalando di fatto la rimessa agli avversari. Buon per l'Avellino che spinge di testa proprio sicuro. Svetta Girasole, manca il pallone Girasole, non era facile colpire. Federico per l'Avellino, bello il filtrante, hanno dialogato Andreozzi e Dapice, ecco Dapice, De Martino chiede palla nelle vicinanze, Barzacchi ignorato,
non è riuscito a colpire il pallone in elevazione Andreozzi. Ancora l'Avellino con Dapice, che sta contenta della rimessa laterale in zona d'attacco. Sarà Calabrese ad andare con le mani. Riceve Caruso, palla di ritorno per Calabrese. Occhio al movimento di Andreozzi, non riesce a scoccare il tiro Andreozzi, ben neutralizzato dai difensori rosanero. Beh, quello che possiamo dire è che sinora i 31 punti di differenza tra le due squadre non si sono notati. Gara incanalata sui binari dell'equilibrio. Messa con le mani per il Palermo. Di testa Barzacchi. Berlingea intercetta Calabrese. Caruso allontana Sicuro. Sparano. S'allunga il pallone però Andreozzi. D'Amico, lo scatto di De Martino, il duello in velocità con il numero 10 del Palermo. Alla fine l'intervento in chiusura di De Martino, che con il destro spedisce il pallone in calcio d'angolo, sbarrando la strada a D'Amico. Calcio d'angolo per la formazione siciliana, che torna a rendersi pericolosa. 24esimo al nostro cronometro. Sempre 0-0, parte la battuta del calcio d'angolo, non è riuscito a colpire Cannavò il pallone. Rimessa laterale per l'Avellino, la sfera che si è persa sull'altro versante. Ecco Calabrese. Va giù Andreozzi, lascia correre il direttore di gara, ora Barzacchi, il capitano. Passaggio errato dell'Avellino, allontana intanto Calabrese. Dapice, porta palla. Andreozzi, viene rimontato però da Mendola. Bravo Mendola a servire il mobilissimo D'Amico, il lancio di D'Amico. L'uscita di Malaspina, che legge bene i tempi della sortita dai pali. Malaspina mette in moto Girasole. Dapice in qualche modo riesce a servire il numero 11 Caruso. C'è rimessa laterale per il Palermo. Intervento di Girasole. Dapice. Rimessa laterale per l'Avellino. E pronto ancora con le mani Calabrese. Tozza, unico ammonito del match sinora. Girasole, Sparano, il lancio di Sparano, l'uscita di Belladonna, il rilancio subitaneo dell'estremo difensore palermitano. Di testa Federico all'indietro per Malaspina. Girasole, messa laterale per il Palermo, l'ha toccata nessuno. Con le mani il numero 2 è Sicuro. Palla in aria, di testa svetta Girasole, ancora Palermo. La sfera perviene a Gallo, il cross di Gallo, palla in aria all'altezza del dischetto del rigore. Sfera allontanato di destra De Martino, di testa pure De Marino. Fuori gioco di rientro, gioco arrestato, protesta Birligea, ammonito Birligea. Parità anche nel conto degli ammoniti, anzi no, era Cannavò il calciatore che è stato ammonito e non Birligea, rettifica.
non munito per parte. Eccesso di proteste per D'Amico, che va a fare compagnia a Tozza nell'elenco degli ammoniti. D'Apice, controllo non ottimale del numero 8 biancoverde, fa la scaraventata nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, sfera irraggiungibile per D'Amico. Rimessa laterale per L'Avellino, è pronto Calabrese con le mani. 28esimo, sta per scoccare la mezz'ora, sempre 0-0 tra Avellino e Palermo. Primo tempo intenso, equilibrato, anche se non ci sono state occasioni da reti degne di nota. Dribbling di Andreozzi, lo scatto del numero 9, l'appoggio per Caruso, temporeggia Caruso, attende che si sovrapponga D'Apice, il cross di D'Apice, palla in aria, la conclusione di destro di Andreozzi che si è girato nello stretto, palla alta. Gli applausi di incoraggiamento dei tifosi biancoverdi all'indirizzo della squadra di casa, che sta tenendo sulla corda la capolista Palermo. De Marino, la formazione di Scurto fatica a trovare gli spazi necessari per colpire. Romano, Sicuro, lancio in avanti di Sicuro. D'Apice, lotta ancora D'Apice, il gioco è stato interrotto e il direttore di gara, altra ammonizione per un calciatore del Palermo. Seconda ammonizione all'indirizzo dei calciatori rossanero, è stato ammonito Leonardi, punito il suo gesto di stizza. Ha palesato in maniera troppo energica, esagerata, la sua insoddisfazione. Il fatto che il direttore di gara abbia accordato il calcio di punizione all'Avellino. C'è però palla in aria. Palla restituita sportivamente agli avversari. Eravamo convinti che il direttore di gara avesse interrotto il gioco per assegnare un calcio di punizione all'Avellino. Resta il fatto che comunque Leonardi nella circostanza è stato ammonito. Ancora Leonardi. Lucera si allunga il pallone e favorisce l'intervento in chiusura di Calabrese, che però non riesce ad evitare la rimessa laterale. Le indicazioni di mister Scurto, l'indirizzo dei suoi. Il Palermo non riesce a sbloccare lo 0-0, l'Avellino tiene bene il campo. Poi si salva la formazione campana su questo farraginoso disimpegno difensivo. L'ha toccata comunque D'Amico. Occasione gol per il Palermo al 31esimo del primo tempo. È stata fortunata la formazione campana, che D'Amico non ci ha creduto troppo su quel pallone vagante, su quel pasticcio difensivo della retroguardia biancoverde. Braccio attaccato al corpo per Sparano. Ci sarà rimessa laterale per il Palermo. Gallo a battere con le mani. Palla in avanti. Di testa Sparano, D'Apice, si addormenta D'Apice, provato ad incunearsi Mendola, fermato, a denti stretti L'Avellino, rimessa laterale dei campani. De Martino in avanti, di testa Gallo, il palleggio di Federico, ancora Federico, poi è circondato da avversari Andreozzi, furbo nel guadagnare una rimessa laterale.
da quella situazione ha ottenuto il massimo. L'Avellino resta nella metà campo avversaria. Ecco la battuta della rimessa laterale, palla in aria. Rincorre la sfera d'apice, alle calcagna sicuro. Ci sarà rimessa dal fondo tra l'incredulità di Dapice. Ha lasciato scorrere il pallone convinto che l'ultimo tocco fosse di un avversario. È stato di diverso avviso il direttore Fanciullo, che ha segnato rimessa dal fondo agli avversari. Peccato davvero. Occhio a D'Amico, non si lascia superare Sparano che ci mette la punta del piede destro e si rifugia in corner. Ancora Palermo, angolo battuto velocemente, non impeccabile nel controllo Gallo, recupera la difesa biancoverde. C'è comunque rimessa laterale per il Palermo in zona d'attacco, sicuro con le mani, che cambia tutto il versante di campo per battere il faro laterale. Altra rimessa per i siciliani. Ed eccolo sicuro che taglia ancora in due il rettangolo di gioco. Adesso eccolo a battere con le mani sul versante opposto. Pasticcia il Palermo, Dapice prova ad inserirsi, si ferma saggiamente. Intervento in tackle del capitano palermitano Romano ad impedire che la sfera pervenisse a Caruso. Sarebbe stata una situazione veramente interessante. Lotta tozza, allontana Romano, di testa girasole, l'anticipo di Lucera su Tozza, la respinta di Calabrese, Dapice, ancora Avellino, girasole, De Martino, Federico prova il dribbling, viene fermato, chiuso in sandwich Federico, Gallo avanza, accelera Gallo, il cross in aria, basso. Applausi per Girasole. Rimessa laterale per il Palermo. Con le mani sicuro. Palla respinta, c'è un doppio colpo di testa degli avellinesi. Andreozzi che beffa Leonardi, lo scatto di Andreozzi. Romano attende l'uscita del portiere. La presa bassa di Belladonna, De Marino. Cambia gioco De Marino, la lettura ottimale del pallone di Calabrese. Messa laterale per il Palermo. La sfera non è pervenuta ad Amico. Con le mani ancora sicuro. Lo specialista delle rimesse laterali, potremmo dire, per il Palermo. C'è calcio d'angolo. L'ultimo tocco è di Girasole. Non ha potuto far meglio il centrale difensivo biancoverde. Tiro dalla bandierina per il Palermo. Sarà D'Amico a battere il calcio d'angolo. Potrebbe esserci il fraseggio tra D'Amico e Lucera, vedremo. No, la palla è in area di rigore. Il miracolo di Malaspina sulla conclusione di Birligea. Il miracolo di Malaspina, Palermo vicino al vantaggio al 36esimo del primo tempo. Il primo vero squillo della formazione palermitana sulla girata di Birligea. I riflessi eccellenti di Malaspina che salva lo 0-0. Il primo vero rischio corso dall'Avellino nel corso di questo primo tempo. Rimessa laterale per il Palermo. Ovviamente mister Scurto spera che questo episodio faccia da sveglia ai suoi ragazzi, che li scuota dal torpore. Lucera viene attesa al varco da Calabrese, palla all'indietro per sicuro, il cross basso,
non riesce ad allontanare nel miglior modo possibile Sparano. Palermo aggressivo, altro calcio d'angolo, 37esimo, poco fa occasionissima di Perbilligea, anzi no, rimessa laterale, palla in aria, svetta capitan Barzaghi, altra scodellata, altro spiovente, mani al volto per Girasole, sorvola il direttore di gara. Guadagna quanti più metri possibile Malaspina. Calabrese un attimo di indecisione, poi controlla male di sinistro. Altra rimessa laterale per la formazione siciliana, tanto per cambiare sicuro alla battuta. Rimessa stavolta bianco-verde, l'ultimo tocco è di Leonardi. 38esimo al nostro cronometro. Eccolo Calabrese. Andreozzi. Difende palla Andreozzi, riesce a servire Barzaghi. Calabrese invitato a servire l'estremo difensore Malaspina, che rischia sul raso terra di sinistro. Buon per lui che c'è Barzaghi ad anticipare l'avversario. Avanza d'apice, palla in aria, è in posizione irregolare Federico Netta. L'offside, netto l'offside segnalato a Federico, era nettamente al di là di tutti. De Marino, Romano, sicuro. Ancora Palermo, Gallo, De Martino, l'ennesimo anticipo, l'ennesima chiusura di questa monumentale partita che sta disputando il numero 2 a nostro avviso, tra i migliori in campo, ma tutti i calciatori biancoverdi sinora si sono comportati in maniera egregia. Calcio di punizione battuto da Sparano. Il destro del numero 6, palla in aria, sfera allontanata ancora. Duplice fischio del signor Gian Domenico Franciullo, preciso al 40esimo. Chiama la sospensione delle ostilità. Un buon Avellino sta tenendo testa alla capolista Palermo. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, a risentirci per il commento dei secondi 40 minuti. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dal campo sportivo Posto di Prato La Sera, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Palermo, valevole per il 13° turno del campionato nazionale Under 17 riservato alle squadre di Serie A e B. Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 0-0, un primo tempo ben giocato dalle due squadre, molto intenso, ma che è stato avaro di occasioni da rete. Solo il palermitano Birligea ha regalato qualche emozione sugli spalti con la sua girata in piena aria che ha trovato i punti riflessi di Malaspina. Palermo capolista che sta trovando grosse difficoltà contro un Avellino agguerrito, Avellino fanalino di coda del raggruppamento C. Sinora i 30 punti di differenza tra le due squadre non si sono affatto notati. Occhio però a Mazzara, uno dei nuovi entrati, l'appoggio per Lucera, il dribbling sinistro di Lucera e palla al lato. Prima emozione della ripresa, vedremo se i secondi 40 minuti ci regaleranno maggiori emozioni. Restano contusi l'avellinese Barzaghi e il numero 19 Mazzara.
appena entrato Mazzara ha già subito un colpo, ma ad averla peggio nel contrasto è Barzaghi, che necessita di essere soccorso. Occasione gol per il Palermo dopo un minuto di gioco dal reinizio delle ostilità. Ne approfittiamo per rileggervi le distinte. Due i cambi effettuati dal tecnico palermitano Scurto nel corso dell'intervallo: sono entrati il numero 16 Ruggiero e il numero 19 Mazzara. Non può essere assolutamente soddisfatto mister Scurto dell'atteggiamento tenuto dai suoi nel corso dei primi 45 minuti. Squadra troppo compassata. Invece mister Scafa può dirsi soddisfatto dei suoi, che hanno tenuto botta alla capolista del raggruppamento C, creandole più di qualche grattacapo, e vedremo se la formazione irpina riuscirà a tenere testa all'impegno anche nel corso di questa ripresa. Dunque Avellino tra i pali Malaspina, permettiamo che non intravediamo sostituzioni tra le file della formazione di casa, quindi Malaspina tra i pali numero 1, 2 De Martino, 3 Calabrese, 4 Tozza, 5 Girasole, 6 Spanano, 7 Federico, 8 Dapice, 9 Andreozzi, 10 Barzaghi e 11 Caruso. In panchina Avello, Garofalo, Casale, Centrella, Rosanova, Silvestri, Alvino, Guerriero, Ferraro, allenatore il signor Vincenzo Scafa. Intanto l'intervento di Calabrese al centro dell'area, di testa a pulirla, rimessa laterale per il Palermo. Dicevamo due cambi tra le fila rosanero, pallone allontanato da Girasole, di testa Ruggiero, uno dei due entrati, Gallo, alto colpo di testa di Girasole, ma assistente di destra del signor Franciullo ha segnalato la posizione di offside degli avanti palermitani. Dovrebbe essere uscito tra le fila del Palermo il numero 6 Leonardi, che tra l'altro era stato già ammonito, e non intravediamo nemmeno Birligea. Questi dovrebbero essere i calciatori sostituiti da Giuseppe Scurto. Allora il Palermo schiera Belladonna tra i pali numero 1, 2 Sicuro, 3 Gallo, 4 De Marino, 5 Romano, al 6 c'era Leonardi sostituito da Ruggiero. Seguiamo poi il break del Palermo. D'Amico, il destro vincente di Lucera a portare in vantaggio il Palermo al quarto della ripresa. Diagonale preciso sull'angolo più lontano, nulla da fare per Malaspina, e Lucera porta in vantaggio dunque il Palermo. Numero 7 Rosanero sblocca lo 0-0, ha accelerato la squadra di Scurto, che nel corso di questo inizio di ripresa ha dato l'impressione di assumere un altro passo. Ha avuto già un'opportunità con lo stesso Lucera dopo un minuto dall'inizio della ripresa, ed ora Lucera ha colpito di destro a tagliare il diagonale preciso, palla sul palo più lontano, nulla da fare per Malaspina, rimasto immobile. Dunque Palermo in vantaggio al quarto del secondo tempo con Lucera. Dapice, adesso la formazione di casa non deve disunirsi, deve rimanere per quanto possibile in partita. Sicuro a battere il fallo laterale. È probabile che mister Scurto si sia fatto sentire negli spogliatoi. Stavamo leggendovi la distina del Palermo, eravamo fermi al sostituito Leonardi numero 6,
al suo posto Ruggiero, poi Lucera numero 7, Mendola numero 8, il numero 9 era Birligea, costituito da Mazzara, 10 D'Amico, 11 Cannavò, in panchina Guarnieri, Fradella, Terranova, Montemedio, Lombrino, Montaperto, Rettucci. Allenatore Giuseppe Scurto, dirige il match il signor Gian Domenico Franciullo di Battipaglia, assistito da Guerra, Di Nola e Guadagni, anche egli Di Nola. Sesto del secondo tempo, il Palermo ha sbloccato lo 0-0 con Lucera ed è in vantaggio. Va giù Barzacchi, calcio di punizione per la formazione di casa, che ora è chiamata a reagire. Ricordiamo Palermo capolista del girone C con 32 punti, tallonato dalla Roma a 31, e nel prossimo fine settimana ci sarà lo scontro diretto in Sicilia, dunque Palermo-Roma, il piatto forte della 14ª giornata d'andata. Intanto seguiamo questo calcio di punizione battuto dall'Avellino, l'appoggio di Barzacchi per Girasole, la conclusione dalla distanza di Girasole, che non trova lo specchio della porta. Il programma della 13ª giornata prevede Ascoli-Napoli, Avellino-Palermo, Bari-Benevento, Crotone-Ternana, Latina-Frosinone, Perugia-Roma, Salernitana-Pescara. D'Apice, effetto flipper del pallone. Andreozzi, fermato fallosamente Andreozzi, calcio di punizione per l'Avellino. Formazione costanero ad inizio di presa ha avuto due buone opportunità, ha sfruttato la seconda. Lucera è stato bravo ad indirizzare il pallone nell'angolino basso alla destra di Malaspina. Barzacchi, occhio all'Avellino, il cross di De Martino, palla in aria, prova a svettare Caruso, Calabrese insiste, tocco debole di sinistra, non era facile, è rimasto a terra il numero 5 siciliano Romano. Per la donna scaraventa il pallone in faro laterale per consentire al direttore di gara di arrestare il gioco e dunque può essere soccorso Romano. La classifica del gruppamento C vede, come dicevamo, in testa il Palermo con 32 punti, ora sarebbero 35 se computiamo il parziale di questa partita. Roma 31, Napoli 22, Ascoli 20, Pescara 19, Ternana e Crotone 18, Bari 16, Perugia 14, Salernitana, Frosinone, Latina 12, Benevento 11, Avellino 1 punto. Si rialza Romano. Il capitano fuoriesce dal rettangolo di gioco, Palermo momentaneamente in 10. Comunque non si tratta di nulla di grave per Romano. È in grado di riprendere il suo posto in campo, ecco, attende però l'ok del direttore di gara, il numero 5 del Palermo è pronto al rilancio. Bella donna, avanza il Palermo, il colpo di tacco di D'Amico. Semaforo verde dunque per Romano, ristabilita la parità numerica in mezzo al campo. Rimessa laterale per il Palermo, che ora ha tutto l'interesse a lasciar trascorrere secondi preziosi, anche se siamo solo agli inizi del secondo tempo. Ricordiamo che i tempi durano 40 minuti. Gallo. Ancora Gallo, non può servire il compagno perché era in fuorigioco di testa D'Amico, palla sul fondo,
il numero 10 ha travolto nello slancio il numero 3 calabrese, altra interruzione, si rialza Calabrese, è intervenuto comunque il massaggiatore irpino sul rettangolo di gioco, Calabrese si porta fuori e sarà soccorso al di fuori del manto sintetico e l'impianto posto di Prato La Serra. Stavolta è l'Avellino ad essere in 10. Anche Calabrese è pronto a rientrare in campo. Svetta Tozza non trovando il pallone. Barzaghi, Gallo in chiusura, rimessa laterale per l'Avellino. Undicesimo, Avellino 0, Palermo 1, decide Lucera al minuto numero 4 della ripresa. Cannavò, D'Amico, ancora D'Amico, tiene palla, gioco di gambe, svoglia la matassa D'Amico, cambia gioco per Sicuro, s'accentra Sicuro, il collo pieno di Sicuro e palla a lato, non di molto. Rimessa dal fondo per Malaspina, il destro del portiere dell'Avellino, che è preda però dei rosanero. Lucera, lo scatto di D'Amico sul lato di destra, palla irraggiungibile per il numero 10 siciliano, un'altra rimessa dal fondo a beneficio dei campani, si fa vedere sulla destra Sparano, ma Malaspina preferisce servire Barzaghi, bisogna ripetere la battuta eseguita in maniera non corretta, non regolamentare. Ecco Malaspina, rilancio, Ruggiero, la palla che salza al campanile, va giù il numero 16 palermitano, fallo ai suoi danni, calcio di punizione per i siciliani. La battuta di Gallo, palla fuori dalla portata del compagno Cannavò, altra rimessa dal fondo della formazione campana. Fanalino di coda del raggruppamento C con un sol punto all'attivo. Il Benevento che è penultimo e a quota 11, a più 10 sulla formazione allenata da mister Scafa. Intervento di testa di Gallo. Barzaghi domestica il pallone. Riparte il Palermo, ma solo per un istante. Messa laterale rosanero. E pronto Gallo con le mani. Sta per scoccare il quarto d'ora al nostro cronometro. Palermo sempre in vantaggio per una rete a zero in casa dell'Avellino. Intervento di Sparano. Messa laterale ancora per i siciliani, che guadagnano altri metri e si riavvicinano all'area campana. Ancora Sicuro alla battuta, la scodellata in aria, il rimbalzo, spinto, trascinato giù, Sparano, calcio di punizione per l'Avellino. Riceve proprio Sparano, il lancio di destro, palla ancora spedita in faro laterale. Il tasso agonistico è leggermente calato rispetto al primo tempo. Ritmi abbastanza compassati in questo frangente di partita che vede il Palermo condurre per una rete a zero sull'Avellino. Match winner Lucera. Mendola. Si risente nuovamente la squadra ospite, ha evitato
il calcio d'angolo De Martino. Altra rimessa con le mani per il Palermo. Sarà sicuro a battere la rimessa laterale. Intanto sostituzione per l'Avellino. Via Federico. Anzi, doppia sostituzione. Via Federico e Tozza. L'unico ammonito tra le fila biancoverdi. Scafa inserisce il numero 17 Silvestri ed il numero 19 Guerriero. Per questi ultimi poco più di 20 minuti di partita. Messa laterale, palla in aria. Attenzione a Lucera, murato da Calabrese. Rincorre il pallone Calabrese vanamente. Messa laterale per il Palermo che resta in zona d'attacco. Vuol chiudere la pratica la formazione siciliana. Per giungere allo scontro diretto con la Roma in testa alla classifica. Si coordina Gallo. Palla non troppo alta. Bella la conclusione di sinistro del numero 3 Rosanero, che si è ben coordinato e davvero di poco non ha trovato lo specchio della porta. Rimessa dal fondo per l'Avellino. Andreozzi prova l'allungo per Caruso. È sicuro ad anticipare il numero 11 biancoverde. Svirgola però Caruso. Rimessa laterale per l'Avellino. È pronto con le mani Calabrese. Prova a farsi vedere Barzaghi. Da Dapice a Calabrese. Il cross di Calabrese. Lottano Silvestri e Cannavò. Alla fine, alla meglio, il numero 11 palermitano, rimessa laterale per gli ospiti. Con tutta calma Gallo va a raccogliere il pallone. Praticamente tutta la panchina siciliana è in fase di stretching. Non c'è movimento invece sulla sfera biancoverde. E intanto impatto fortuito del pallone. De Martino ha colpito violentemente l'avversario. Intervento di slancio, non crediamo ci fosse l'intenzione di far male all'avversario. Ci sarà comunque ammonizione per De Martino. Tradito dalla foga, anche se ripetiamo, l'impressione era quella di allontanare il pallone, ha colpito in maniera fortuita l'avversario. Si rialza il numero 19 Mazzara. E scuse di De Martino all'indirizzo dell'avversario. Probabilmente De Martino è stato ammonito perché forse ha inveito, ha reagito a qualche rimostranza palermitana nei suoi confronti. La palla era in gioco, è stato sfortunato Mazzara, non poteva di certo smaterializzarsi, almeno questa è l'impressione che si è percepita dalla nostra postazione. Gallo. Eccolo Mazzara. Cannavò non giunge sul pallone, viene atterrato ma c'è fuori gioco. Vai Ciro, vai, perdone Ciro. Non ti capacci di usare Ciro. Calcio di punizione per l'Avellino, ventesimo al nostro cronometro.
20 minuti all'80esimo. Avellino 0, Palermo 1. Il calcio di punizione è battuto malamente da Malaspina. Mazzara però si è allungato il pallone, favorendo il recupero dei difensori biancoverdi. Di testa De Martino, non riesce ad evitare il fallo laterale, il numero 2 di Scafa. Altra rimessa con le mani per il Palermo. Rimessa laterale, non calcio di punizione come riteneva Gallo. Perde palla l'Avellino, avanza Cannavò, s'allunga il pallone. Sparano ha pulito l'aria. Ancora Palermo con Sicuro, portapalla Sicuro, inserimento di Cannavò. Ancora Cannavò che si gira, va giù, invitato a rialzarsi dal direttore di gara. Da resto non ci sono le proteste dei palermitani. Mendola. Il Palermo riparte da De Marino. Il dribbling di D'Amico, la conclusione a giro, blocca con sicurezza Malaspina. Rilancio di Malaspina. Gallo gestisce. Lascia scorrere il pallone in fallo laterale. Nulla da fare per Andreozzi. Altro cambio per l'Avellino. Fuori il numero 11 Caruso, dentro il numero 13 Garofalo. Fuori però ci va Andreozzi e non, ecco, era stata errata la segnalazione del collaboratore di Scafa. Ha erroneamente esibito il numero 11, ma era il 9 il calciatore da sostituire. Fuori Andreozzi e dentro dunque Garofalo. Rimane in campo Caruso. Gioco interrotto. Non c'è l'intensità dei primi 40 minuti. Bisogna ripetere. De Martino. Gallo respinge. Barzaghi. Un impeccabile nel controllo. Lucera. Ci riprova il Palermo. L'uscita di Malaspina. Sul tentativo di disturbo di Cannavò, che gioca con il polso sinistro bendato. Andreozzi. Dapice, scusate. Fermato il numero 13 Garofalo. Il rimpallo. Girasole. Ancora Girasole. Garofalo. Barzaghi, lancio di Barzaghi per lo scatto di Caruso, che però viene colto in fuorigioco. Irripetibili le frasi indirizzate all'assistente del signor Franciullo dai tifosi biancoverdi. Calcio di punizione per il Palermo. Sarà bella donna a battere il calcio di punizione. Di testa Girasole. Guerriero, va giù il numero 19, ma il fallo è commesso dai calciatori biancoverdi. Punizione per il Palermo. Sfera sistemata nel cerchio di centrocampo. Ruggiero alla battuta del calcio di punizione. De Marino. Travolto Cannavò, c'è rimessa laterale comunque per il Palermo. Nel corso di questa ripresa sono calati i ritmi e sta calando anche la temperatura.
prova a distendersi l'Avellino, l'anticipo di Sicuro che perde palla. Ecco Barzaghi a lungo per il numero 13 Garofalo, è in posizione irregolare Caruso. Calcio di punizione per il Palermo. La battuta di Belladonna. Palla ancora spedita in faro laterale. Pronto Sicuro con le mani. Palla in piena aria. Barzaghi. La palla che salza al campanile. Il controllo di Guerriero. L'anticipo di Gallo. E palla spedita in faro laterale. De Martino. Di testa a colpire Gallo. Messa laterale per l'Avellino. Pronto De Martino. La corsa di Sparano. Ma c'è il Palermo. Occhio al numero 19, Mazzara. La respinta di Malaspina. Palermo vicino al gol del 2-0. Incertezza di Sparano che stava per essere pagata a caro prezzo. Ha rimediato Malaspina con un ottimo intervento su Mazzara. La rovesciata splendida di Cannavò. Palla di un soffio al lato. Bello il gesto atletico, il gesto acrobatico di Cannavò. Insiste il Palermo, alle corde ora l'Avellino. Il palo colpito da D'Amico. Altra chance per la formazione siciliana che non riesce a mettere a segno il colpo del KO. Si resta sull'1-0 comunque per i siciliani. Altro cambio per l'Avellino, fuori il numero 8 D'Apice e il numero 3 Calabrese. Anzi, sono tre i cambi operati da Scafe in un colpo solo, fuori anche Caruso. Rivoluzionata per metà la compagine bianco-verde. Messa laterale per il Palermo. È pronto con le mani Sicuro. Si può riprendere a giocare. 29esimo, doppia opportunità per il Palermo, chance fallite di un soffio, prima con Mazzara e poi con Cannavò. Altra rimessa laterale per la squadra rosanero. È pronto Sicuro con le mani. Sfera in aria. D'Amico ha la necessità di girarsi. Mantiene il pallone in campo D'Amico. Ancora D'Amico. L'inserimento di Ruggero a tagliare con il destro l'area di rigore, ma non c'è nessun compagno pronto all'impatto con la sfera. La palla che si è persa sul fondo.
giù Barzaghi e si rialza. Calcio di punizione per la formazione di casa. La battuta di Girasole. Sparano. Fuori gioco netto. Segnalato al numero 2 De Martino. Calcio di punizione per il Palermo che è sempre in vantaggio di una rete sui padroni di casa. 31esimo al nostro cronometro. 9 minuti più recupero alla fine di Avellino Palermo. Palla nel cerchio di centrocampo, preda di Capitan Romano. Allontana dal pallone Sparano. Ora Casale. Intervento di testa di De Marino. Messa laterale per gli Irpini. E poi uno De Martino con le mani. Casale. La girata di Guerriero. Non ci arriva il numero 17 Silvestri. Messa laterale per il Palermo che ha l'opportunità di far scorrere altro tempo. Gallo con le mani. Ferraro non riesce a superare in dribbling Mazzara. Gallo impaurito all'indietro per Belladonna. Invia il portiere palermitano. Garofalo. D'Amico. Fermato anche D'Amico. Garofalo. Ferraro. Casale. Allarga sulla destra per Silvestri. Palla in aria. Ancora Avellino con De Martino. Ancora Silvestri, va giù, Garofalo, nessuna irregolarità per il signor Fanciullo, ci sarà semplice rimessa dal fondo per il Palermo. Avellino pericoloso per la prima volta nel secondo tempo. Parte il Palermo, è in posizione regolare, no, Lucera che non si è avveduto del fatto che il segnarine avesse alzato la bandierina. Sbaglia ancora la ripresa del gioco Malaspino, bisogna rifare il tutto. Sparano e Martino. Silvestri, palla in avanti, l'uscita di Belladonna fuori dall'area di rigore, palla scaraventata direttamente in fallo laterale, non ha voluto correre rischi ulteriori l'estremo difensore rosanero. Casale, Mazzara, Sparano, va giù De Martino, calcio di punizione per l'Avellino. 35esimo, 5 minuti alla fine del secondo tempo, più eventuale recupero. La squadra di casa prova a strappare un punto alla capolista, la battuta di De Martino, palla in aria, c'è vita facile per i difensori siciliani. Casale arpione il pallone, mette in moto Garofalo. Il dialogo tentato con Girasole. Avellino ci prova. Rimessa laterale assegnata al Palermo. Tra le proteste del pubblico di casa. De Marino.
prova a ripartire l'Avellino, larga distanza, Ruggiero batte verso la porta non trovando lo specchio, conclusione senza pretese da parte del numero 16. La presa di Malaspina. Il rilancio calcio d'angolo per l'Avellino sul tiro di Ferraro. Bisogna ripetere la battuta del calcio d'angolo. 37esimo, 3 minuti di speranza, più recupero per l'Avellino per provare a portare a casa un risultato positivo e compiere un'impresa. Ecco la battuta del corner, va quasi a vuoto Belladonna. Altro tiro d'angolo per la formazione di casa che sta mettendo alle corde il Palermo. Batterà Ferraro. Palla in aria, traiettoria a giro. Rosanova. Perde palla Rosanova, Barzaghi. Perviene sulla sfera Garofalo, Palermo in affanno. Avellino a testa bassa, il cross di Garofalo. La rete del pareggio siglata dal numero 17 Silvestri. È il 38esimo, mancano 2 minuti alla fine. Lo stacco imperioso di Silvestri, nulla da fare per Belladonna. L'Avellino pareggia 1-1. 1-1. 38esimo. Il cross di Garofalo. Ha pareggiato l'Avellino. 1-1. La squadra di casa stava premendo. Clamoroso a Prato alla Serra. L'Avellino che in classifica ha un solo punto dopo 12 partite. Potrebbe fermare l'avanzata della capolista e fare un grosso favore alla Roma in attesa dello scudo diretto in Sicilia del prossimo fine settimana. Barzaghi, ora attendiamoci, elettrizzanti minuti finali di partita. La formazione rosanera ha avuto il demerito di non chiudere il match, di far rimanere in vita l'Avellino. Ancora la squadra di casa sulle ali dell'entusiasmo, Garofalo, Romano si rifugia in foro laterale. Messa laterale sbagliata, messa con le mani per il Palermo, il tocco di Rosanova. Ferraro, eccolo Silvestri, autore del gol del pareggio. Il suo colpo di testa ha sorpreso Belladonna. Riparte l'Avellino. La palla è uscita però. È il 40esimo al nostro cronometro. Sostituzione per il Palermo. Montaperto in campo. Silvestri dunque ha pareggiato per l'Avellino. Testa Casale, deve stringere i denti la formazione di casa contro un Palermo arrabbiato.
Sinora però non c'è stata la reazione della formazione ospite, colpita dall'inaspettato pareggio avellinese. Però bisogna stringere i denti, bisogna resistere per portare a casa un risultato di prestigio. Lombrino, Gallo, la rimessa laterale, Campana. Secondi preziosi, secondi che valgono oro per la squadra di casa. Potrebbe esserci la svolta anche in testa alla classifica. Non sappiamo cosa stia facendo la Roma a Perugia. La squadra giallorossa impegnata fuori casa. Sparano lascia scorrere il pallone. Con calma Malaspina va a posizionare il pallone sul punto di battuta. Il rilancio di Malaspina. Casale difende palla, Casala, poi serve involontariamente un avversario. Lotta Sparano, c'è fallo ai suoi danni, calcio di punizione per l'Avellino. Sull'1-0 il Palermo ha avuto dalla sua due buone opportunità, non le ha sfruttate ed è stato punito da Silvestri, che di testa ha trovato il gol dell'1-1. D'Amico, ancora D'Amico, la disperata ricerca del nuovo vantaggio il Palermo. Termina qui, triplice fischio, risultato di prestigio per l'Avellino che ferma in casa il Palermo capolista sull'1-1. Le reti entrambe nel secondo tempo, vantaggio palermitano con Lucera al quarto minuto, il pareggio di Silvestri al 38esimo, a due minuti dall'80esimo dunque, e quindi l'Avellino che ferma la corsa di un Palermo alquanto deludente visto quest'oggi in Irpinia. Dal campo posto di Prato Casero è tutto, Lino Ascolese al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. A risentirci ai prossimi eventi di Avellino TV.